video tag e si tratta del video le mie scarpe preferite estive, fa parte di, è uno dei miei video preferiti insieme a quello delle mie borse preferite, perché come sapete adoro le scarpe, le borse, e quindi vado sempre a vedere i video fatti dalle altre ragazze per sbicciare un po' coloro che scarpe hanno, per prendere un po' di idee, spunti su che cosa comprare, le nuove cose, insomma. Quindi ho deciso di farlo anche io, l'avevo già fatto con sulle scarpe invernali, quindi adesso si tratta delle scarpe estive. Ho deciso di mostrarvi solo le scarpe, non ci saranno scarpe sandali bassi, ma sono solo zeppe e open toe e scarpe eleganti aperte. Quindi partiamo subito da quelle che uso tutti i giorni. Allora, il primo paio che vi mostro è questo. Queste scarpe aperte qui sono di Rocco Barocco, ce le ho già da qualche anno, però mi piacciono ancora tantissimo perché le trovo comodissime. Allora, sono bianche, hanno queste, la scrittina, la R e la B in argento, poi portano questo cinturino che va alla caviglia e avanti sono così, semplici e semplici. Io d'estate, siccome sono bassina, d'estate ne approfitto per mettere le scarpe un po' più alte perché le zeppe sono comode, e quindi uso principalmente di giorno i sandali così, le zeppe alte così. E quindi questi sono molto molto carini, li uso soprattutto di giorno, si abbinano facilmente con tutto. E quindi questo era il mio primo paio di scarpe che vi mostro. Poi un altro paio di scarpe di sandali. Ops, caduto un paio di scarpe. Un altro paio di scarpe che vi mostro è questo. Queste zeppe qui sono un pochino più alte, sono di sughero nella parte finale e poi sono, hanno questo color oro, ma è molto molto chiaro, non dà fastidio. Hanno questo cinturino qui in avanti con l'oro, la fibbietta, e il marrone molto chiaro, e hanno questo cinturino che va alla caviglia, e poi hanno un intreccio, questo incrocio che va proprio sul collo del piede. Quindi lo fascia bene il piede, perché io non adoro i sandali che lasciano troppo il piede a vista, mi dà un po' fastidio, non mi piace come stanno a me, poi sulle altre ragazze mi piacciono, però su di me, perché ho il piede piccolo, non so, mi dà un po' fastidio, e quindi opto sempre per dei sandali abbastanza fascianti così, in questo modo, però non sono molto, non dà fastidio, perché comunque è sottile l'incrocio, e sono molto carini. Questi li ho comprati l'anno scorso a fine estate, infatti non li ho ancora usati, sono nuovissimi, non vedo l'ora di usarli. Questi li vedo bene anche abbinati a lo shorts e la camicia che ho ordinato, che ho comprato da Forever 21. Poi se mai vi faccio un outfit con queste scarpe qui, con questi sandali qui. Poi, sempre da giorno, vi mostro queste qui le presi al mercatino, le ho pagate tipo 10 euro l'anno scorso, e mi piacciono tantissimo perché riesco ad abbinarli bene anche ai jeans. Perché come vedete sono blu, poi portano queste corde, un po' marinare se scarpe, queste corde ai lati, sono di sughero sotto, hanno il plateau, sono abbastanza alte, e avanti hanno questa fibbia, c'è il cinturino marrone, e attorno alla fibbia ci sono sempre questi cordoncini. Sono veramente carine, le ho pagate veramente poco, e riesco a abbinarle facilmente con i jeans, con gli shorts, con i miei occhietti, con i vestitini.
Sono comode e carine per tutti i giorni. Poi metto a terra un altro paio di scarpe che uso principalmente il giorno. Sono queste scarpe qui, un po' stile etnico. Queste sono di Café Noir, portano questo nastro che si lega tutto intorno alla caviglia e sale, va dalla caviglia, arriverebbe anche al polpaccio, però mi tengo solo, lo faccio stretto lì l'intreccio e resto sulla caviglia. E sono bellissime, hanno tutti questi colori qui, sono qui è il raso. Diverse stoffe, hanno tutte queste cuciture qui, hanno delle paillette, sono veramente carinissime queste scarpe, hanno questo intreccio qui, poi potete intrecciarle come volete, veramente belle e comode, ce l'ho da parecchio e sono morbidissime queste scarpe, a parte che non sono molto alte rispetto a quelle che vi ho mostrato prima che erano altissime. Vedete che differenza? Queste restano abbastanza comode e mi piacciono tantissimo. Hanno questo stile un po' etnico che mi fa impazzire. Mi piacciono tanto anche con le gonne un po' più lunghe, con queste gonne morbide, veramente belle. Poi vado veloce perché non sono poche. C'è un altro paio di scarpe che uso anche la sera. Il colore è abbastanza neutro, mi piacciono tanto. Vedete, sono tutte come se fosse un intreccio qua avanti. E la particolarità di queste scarpe è il tacco, perché è una scarpa con la zeppa, però sembra anche una scarpa con il tacco, perché c'è questo distacco di colore, vedete, la zeppa è dello stesso colore della scarpa e il tacco è di un altro colore, quindi sembra una scarpa con il tacco, ma in realtà è una scarpa, è una zeppa. È molto molto carina e vi assicuro che sono comodissime. Queste poi le ho trovate anche nel mio numero, che è difficilissimo trovare il 35, la maggior parte delle scarpe che vi ho mostrato sono 36. Queste sono 35 e mi stanno alla perfezione. Anche questo c'ha il cinturino che va attorno alla caviglia. E sono troppo carine, guardate. E le ho pagate anche poco, le pagai 25 euro in un negozietto qui da me. Belle, 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 molto particolari, mi piacciono sono carine anche con i vestitini, ma abbinate a un pantalone bianco, a un pantalone beige, veramente carinissime. E questo. Poi, ok, sono finite le scarpe che uso il giorno e vi mostro le scarpe che uso. Sparisco un attimo, ecco qua, ho preso la scarpa per terra. Che uso solitamente la sera per uscire. Allora, il primo paio che vi mostro è quello che uso di più perché mi piace abbinarlo un po' con tutto. È questo scarpa qui, questa scarpa aperta, molto molto semplice. Il tacco è in sughero all'esterno e d'oro all'interno. Porta un plateau che non è molto alto. E il colore è beige e quindi ecco per questo motivo riesco a abbinarle facilmente perché poi d'estate uso molto il bianco, il beige, i vestitini che ho sono sempre con il beige o con il bianco, comunque sono chiari e quindi questa riesco ad abbinarla facilmente anche con i jeans, quelli chiari, con gli shorts. Veramente molto multifunzione, riesco a abbinarla a tutto. È un tacco non molto alto, sarà non più di 10 centimetri. Comodo, comunque è una scarpa comoda. Il modello è semplicissimo, di questi qui che sono spuntati avanti e aperti solo dietro. Veramente la adoro. Questa è anche questa è 35, ecco perché. Sta bene.
E quindi questa veramente ce l'ho da 2 anni e la uso praticamente sempre. Semplice ma molto bella. Poi un altro paio che adoro, queste le comprai per andare a un matrimonio, sono di Albano. Non so se penso le conosciate le scarpe di Albano, costano un pochino, ma secondo me sono bellissime. Io quando posso le compro, però sempre per andare in, che ne so, per un'occasione, per un matrimonio, una comunione, un battesimo, perché usarle tutti i giorni mi dispiacerebbe, sinceramente. E queste qui le presi 2 anni fa, abbinate a quella pochette che vi ho mostrato nel video le mie borse preferite, e sono queste qui, anche queste semplicissime. Allora, portano in attacco un po' più alto, saranno 12 cm, sono viola. E sono veramente semplici semplici, hanno questo incrocio qui, anche queste sono spuntate avanti e portano il cinturino dietro, hanno il plateau, le scarpe sono in raso e hanno il plateau in vernice viola e sono bellissime. Anche queste sono comode, di queste non ho trovato il 35, sono 36, però mi vanno bene. E sono belle belle belle. Anche queste le abbino facilmente con un jeans, con un pantalone nero di raso, un semplice pantalone nero con i vestitini. Veramente meravigliose. Queste qui, se non sbaglio, le pagai 2 anni fa. Anche queste 2 anni fa, o 2 o 3 anni fa, 99 euro. Un Il altro paio di saldo. scarpe che vi mostro è questo sandalo gioiello. Allora, questo qui è sempre di Albano e l'ho comprato parecchio tempo fa, almeno 4-5 anni fa, però mi piace sempre per un'occasione, naturalmente. Mi piace tantissimo perché è color oro. Non so se il tacco non è molto alto, porta un plateau piccolissimo, bassissimo, e sono bellissime. C'hanno tutte questi Swarovski al lato, poi c'è questo intreccio e anche avanti ce l'ha solo da un lato. Allora, queste qui mi piacciono tantissimo, però non le uso molto, sempre per quella cosa che vi ho detto prima, perché lasciano un po' troppo scoperto il piede e non mi fa impazzire, però per un'occasione ci può stare, le indosso sicuramente, però se dovessi mettere queste scarpe qui per uscire la sera così, no. Mi piacciono, però non mi fanno impazzire come stanno a me sul mio piede, al mio piede. Quindi, però sono bellissime. Ora penso che questo modello qui non ci sia più, però come vi dicevo prima, le scarpe di Albano sono proprio belle. Poi l'ultimo paio che vi mostro è questa scarpa, questa open toe aperta solo avanti, altissima, questa sarà almeno 15 cm di tacco e ha il plateau altissimo. Mi piacciono veramente tanto perché sono rosa cipria. Queste qui le ho prese sul sito Too Faced, sono il 30-36, però mi calzano bene. E mi piacciono tantissimo perché adoro questo colore d'estate. Mi piace come sta con anche quella pelle abbronzata, si abbina facilmente. Poi, anche se sono altissime, devo dire che sono comode. E mi piacciono tanto, 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 tanto. Non le indosso sempre, sempre, perché comunque sono veramente molto, molto alte. Però mi piacciono. Bello anche il colore soprattutto, adoro questo colore qui. Sono di vernice lucida, abbastanza lucida. Meraviglioso, tacco altissimo. Belle, belle, belle. E queste erano le mie scarpe preferite estive.
Fatemi sapere che cosa ne pensate, se anche a voi avete qualche paio simile, fatemi sapere tutto nei commentini qui sotto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio e a presto, ciao!